Buongiorno. Avete capito? Le tre piccole è uguale. Ci state? Allora per piacere. Robusti e forti. Lo so. Disponibile per piacere, fatevi avanti. Napoli si dice a sante nicchie, non se leva né più cappiere. Invece no, Sant'Andrea apostolo, che quindi è stato il primo a stato chiamato, è stato Andrea. Sant'Andrea, il nostro padrone. Qui dobbiamo avere molto rispetto e quindi pensi che abbiamo fatto una gran bella cosa, quella è capitata a noi. Cioè, va bene, e noi dobbiamo ringraziare il Signore. La stazione, quindi asfaltata, e poi dopo le opere che verranno lì in via Aria Verde, che poi il sindaco. E tra questi c'è la mia generazione. Avevamo voglia di realizzarci, abbiamo fatto sacrifici, le nostre famiglie e noi. È vero, che voi non potete immaginare. Sono pure amore. Chi deve votare la statua? Allora, i collatori, per piacere, grazie. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora è. Oggi. Sant'Andrea, nostro patrono. Prega per noi. Sant'Andrea, nostro patrono. Prega per noi. Allora prima i ministranti, le autorità, poi dopo la statua e il popolo. Oggi ti onora. Sant'Andrea apostolo, nostro patrono,
Sant'Andrea apostolo nostro patrono, prega per noi. Prepariamoci con questa celebrazione, con la benedizione dei rami di ulivo, con l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, iniziamo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Con noi, Signore, resta con noi, non ci lascia, per venire nel mondo.
dal cielo il mattino la tua voce perché il mondo credesse che il tuo verbo era in mezzo a loro, con lo spirito che ci che si posava su di loro. Ci alziamo in piedi.
nel nome e la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Perché le nostre preghiere rivolte a Gesù per mezzo di Sant'Andrea, nostro patrono, siano sempre accolte. Perché abbiano rispetto di tutti i popoli, soprattutto.